la sera facevamo qualcosa, si giocava, si ballava all'epoca. Consideriamo che io sto parlando degli anni 60-70, quindi il mio primo carro, il 64, potete immaginare. Erano, diciamo che la sera non si faceva tardi come si fa adesso, era un modo per noi e per le ragazze di sfuggire dalle case per ritrovarci. Sono Franco Giotta, realizzo carri da 15 anni, questo è il mio 53esima edizione del Carnevale di Putignano ininterrottamente. Ho realizzato l'associazione Arcas Franco Giotta. Arcas significa arte, carnevale, spettacolo. Siamo come soci una trentina, partecipanti attivi al gruppo e al lavoro sicuramente 10-15, però l'ultimo mese si arriva sempre al doppio delle persone. Secondo me un vero carrista è quello che riesce a dare un argomento di riflessione alla gente quando vede il carro passare, che poi non è scontato che ogni singola persona gli dia lo stesso significato, ma l'input, l'indirizzo, diciamo, è modo per ognuno di interpretarlo a modo suo. Ho preso il Minotauro che cerca di portare nel suo labirinto, sta tirando il genere umano con le sue scoperte, che ha degenerato e ha scombussolato la natura e quant'altro, e con anche gli scompensi mentali, gli eccidi, femminicidio, sai, tutte queste cose che partono sempre dal cervello umano, e quindi lo sta tirando in questo labirinto senza uscita, che grazie, ecco perché il viso è tutto siglato a filo, e grazie al può uscire soltanto l'umanità da questo, grazie a un senso di amore verso se stesso.